Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale. Siamo qui a Tor San Lorenzo e abbiamo deciso oggi di farvi un video in cui parliamo delle differenze che noi abbiamo notato tra Nord e Sud Italia. Ovviamente queste saranno solamente le nostre impressioni, le nostre percezioni, perché come sapete, da quando siamo tornati in Italia abbiamo praticamente attraversato tutta l'Italia da Nord a Sud. Siamo state per un periodo in Piemonte, anche a Torino, in più abbiamo anche visitato varie volte Milano, quindi un pochino l'abbiamo conosciuta. Poi siamo state una giornata a Bologna, ok, una giornata è pochissimo ovviamente per scoprire una città, però qualcosa a primo impatto la capisci. Poi ovviamente siamo state a Roma. Roma la conosciamo benissimo perché ci abbiamo abitato per 3 anni di seguito e poi siamo state al sud, quindi volevamo un po' trarre le conclusioni su tutte le differenze che noi abbiamo notato tra Nord e Sud Italia. Il punto da cui vogliamo partire è il costo della vita, che è uno degli aspetti più importanti, ovviamente da tenere conto quando si sceglie dove vivere, sia in Italia sia per tutto il resto del mondo. E come sappiamo tutti, in Italia c'è veramente tantissima differenza per quanto riguarda il costo della vita tra Nord e Sud. Quando parliamo di costo della vita, ovviamente teniamo conto di tantissimi fattori, come ad esempio l'affitto, quindi il costo di un appartamento, il prezzo dei mezzi pubblici che uno prende quasi tutti i giorni, il costo della spesa da fare al supermercato, andare a cena fuori, e quindi tutte queste cose poi riassumono il costo della vita di ogni regione. Pensiamo alla cosa più stupida, ovvero prendere la metro. Ad esempio a Napoli un biglietto della metro costa 1,10 euro, a Milano costa 2 euro. Quindi già da una cosa così piccola si capisce quanto è differente il costo appunto della vita tra una regione e un'altra. Ad esempio, poi passiamo ad un appartamento. Noi abbiamo guardato così, tanto per passare il tempo, quanto potrebbe costare farsi un bel mese a Milano o a Torino, guardando sempre su Airbnb, quindi appartamenti turistici. Ovviamente sono quasi inavvicinabili tutti al di sopra dei 1.000 euro, mentre abbiamo fatto un mese a Napoli con 500 euro. Ovviamente non è che adesso tutti gli appartamenti a Napoli si trovano a 500 euro al mese, magari ci è andata anche abbastanza di fortuna, però comunque tantissimi si trovano a 700-800 euro, quindi è già una cosa più fattibile. In generale, quando siamo arrivati in Sud Italia, quindi a Napoli, ma anche comunque in Puglia, abbiamo subito notato che fare la spesa è veramente molto più economico anche rispetto a Roma. E quando siamo arrivati a Roma abbiamo notato che fare la spesa è molto più economico rispetto al Nord. E cosa che non ho detto, lo street food, che è fondamentale per risparmiare. Lo street food a Napoli, o comunque in generale in tutto il Sud Italia, va tantissimo, mentre al Nord va poco, perché c'è un altro tipo di stile di vita, c'è un altro mood. Le persone magari preferiscono sedersi al ristorante, stare più comode, farsi una serata più elegante, diciamo così, e non mangiarsi un cuoppo fritto camminando, perché comunque sono due stili di vita completamente diversi, e quindi questo ovviamente ti porta subito a spendere più soldi rispetto a mangiare in modo più facile e veloce. Un altro punto che volevamo inserire in questo video è il territorio, il paesaggio e come sono strutturate in generale le città. Sappiamo bene che cambia tantissimo la morfologia sia di un paese, di una regione e appunto di una città in base anche, io direi, allo stile di vita di quel posto. Questo fattore, secondo noi, è davvero importantissimo quando si decide dove si vuole vivere, perché condiziona tantissimo il nostro feeling, lo chiamerei così. Se una persona ha un determinato carattere, magari è più adatta a stare in un posto piuttosto che in un altro. Se prendiamo in esame Milano, Milano è una città, direi, moderna. Moderna nel senso che è strutturata in modo che sia, secondo noi, piacevole per, ad esempio, i giovani, per chi vuole fare carriera, per chi ama quello stile di vita un po' business, no? Diciamo così, quindi una città che punta ad avere grattacieli di vetro, che punta ad avere parchi tutti perfetti con l'erba tagliata, dove costruire giochi perfetti per i bambini, cioè molto quell'ideale. Poi non è proprio così
di tutta Milano, ovviamente, ma solamente alcuni punti, quello che Milano vuole far trasparire, no? Anche se uno magari esamina cosa pensano all'estero di Milano, Milano è considerata la città un po' più tecnologica in Italia, che, diciamo così, no? Quindi ovviamente questo rispecchia la struttura della città e secondo me non solamente la struttura della città prendendo in esame Milano, ma anche tutte le città vicine della Lombardia, almeno che si va in un paesino che allora poi non c'entra niente. Torino, le città del nord sono fatte molto diverse in confronto al centro o al sud Italia. Io direi che secondo me Roma per alcuni aspetti assomiglia più al nord Italia, mentre per altri al sud Italia. Il mood quando cammini per le strade di Roma è molto un mood del sud Italia, più easy direi. Un'altra cosa super importante che volevamo dirvi quando abbiamo ragionato appunto su questo video è quanto fa la presenza del mare. Ti senti in un altro modo se hai il mare vicino, poi ovviamente cambia da persona a persona, però abbiamo notato che le persone quando sono vicino al mare sono più calde, mentre sono più fredde se si trovano in un paesaggio diverso, in un paesaggio non per forza meno caldo, proprio di sole, ma alla fine il mare riflette tantissimi aspetti della vita delle persone. Uno è più allegro forse, non lo so, cioè parlando più nello specifico di città, quindi prendiamo in considerazione ad esempio Napoli, ad esempio Torino, Milano, Bologna. Voi non avete visto ancora video a Milano, e però ci siamo state varie volte, quindi un pochino la conosciamo. Bari, che un po' l'abbiamo vista, e devo dire, come vi abbiamo anche detto altre volte, che noi a livello di come è fatto il paese preferiamo, per il nostro carattere, per come siamo fatte noi, Napoli, perché Napoli l'abbiamo vista una città molto caotica, ma in senso positivo, almeno per noi, perché a noi piace molto vedere movimento. Abbiamo notato tantissima scelta in generale, scelta di ristoranti, di bar, di supermercati diversi. Cioè Napoli cammini e ogni numero civico c'è un ristorante, c'è un negozio, c'è vita, cioè si vedono persone, non riesce a camminare dalla gente. È davvero molto vissuta come città e ci piace per questo, e questa forza di vita, chiamiamola così, non l'abbiamo vista in nessun'altra città in Italia. Questo non vuol dire che a Roma non c'è un'anima e che a Milano non c'è un'anima. Non c'è quella forza che noi abbiamo visto ad esempio a Napoli, e allo stesso tempo ci piace tantissimo Napoli perché ha anche il mare, ha il mare proprio vicino alla città, cioè è fantastico perché tu in 5 minuti a piedi passi dal caos delle stradine a vedere il mare, ad avere anche fighissimo delle isole bellissime, dei territori bellissimi di mare famosi in tutto il mondo a due passi, cioè è davvero fighissimo avere secondo noi sia la città che vicino al territorio appunto di mare. Attaccandomi al discorso che ha appena fatto Lucrezia sulla struttura delle città che inequivocabilmente influenza la mentalità delle persone, volevamo proprio parlarvi di questo aspetto, ovvero della mentalità, dell'apertura mentale. Noi abbiamo notato, secondo la nostra modesta impressione, che al sud Italia le persone siano molto più aperte mentalmente rispetto al nord. Questo è quello che noi abbiamo notato e questa è stata la nostra percezione. Poi non è detto assolutamente che sia così. È strano perché il territorio, come abbiamo detto prima, no, è molto più moderno al nord, cioè se guardiamo Milano è veramente una città super moderna, forse la più moderna in Italia. Però forse il fatto che le persone siano un po' diciamo pettinate, un po' composte, forse questo non lascia trasparire proprio la vera personalità delle persone che ci abitano. Invece al sud, che sono più semplici, diciamo così, che se ne fregano un po' di farsi vedere come sono veramente, questo li fa aprire di più appunto mentalmente. Sono diciamo anche più verso l'internazionale, verso un nuovo modo di pensare. Abbiamo notato soprattutto noi che amiamo girare nei supermercati
quanta modernità c'è nei supermercati, quanti prodotti anche stranieri ci sono nei supermercati al sud e soprattutto a Napoli, perché comunque è il posto che abbiamo vissuto di più. C'erano tantissimi prodotti americani, asiatici, snack di ogni tipo, che non dico che a Milano non si trovino, però con meno frequenza, secondo me. Poi ovviamente, ad esempio, a Milano c'è proprio il quartiere Chinatown e quindi questo vuol dire che sono internazionali. Si vede che Milano è fatta seguendo lo stereotipo di città moderna come Londra, come Parigi, come New York, che è divisa appunto in distretti, che c'è la parte solo asiatica, ok. Però secondo noi si vede proprio che gli abitanti in generale di tutto il nord Italia sono un po' più chiusi in se stessi, perché è più difficile mostrarsi al nord, perché c'è comunque sempre il giudizio degli altri, cioè sempre gli occhi puntati addosso, è così. Cioè, io mi ricordo quando andavo a scuola, non è che andavo a scuola vestita a caso, cioè adesso io mi vesto a caso perché non me ne frega niente, perché comunque anche a Roma e più vai a sud, meglio è, nessuno ti caga, nessuno ti dice niente. Invece al nord non è così, e quindi se tu non puoi vivere proprio come vuoi, ma devi un po' restare nelle linee guida di quella regione, di quella mentalità, comunque rimani sempre più chiuso, e quindi secondo noi c'è più chiusura mentale al nord rispetto che al sud. Secondo noi questo è un aspetto molto importante, quello della mentalità delle persone quando vuoi appunto decidere dove vivere. Cioè, secondo noi, per come siamo fatte noi, sceglieremo tutta la vita di vivere al sud. Un altro aspetto fondamentale sono i servizi, di cui un po' vi abbiamo già parlato negli altri punti, però diciamo che ci tenevamo a specificare un po' meglio cosa ne abbiamo pensato dei servizi riguardo al nord Italia e al sud Italia. Diciamo che i servizi bisogna un po' più viverli, secondo noi, quindi vi daremo solamente delle impressioni, perché è normale che... Cosa vi posso dire degli ospedali se non mi è mai capitato di finirci, ad esempio, a Napoli? Mi è capitato di finirci a Roma, mi è capitato di fare qualche cosa al nord perché Chiara abita lì, però ad esempio a Napoli o in Puglia non mi è mai capitato, quindi non so dirvi. Però sicuramente posso dirvi che ho notato tantissima differenza, ad esempio, tra i servizi riguardo appunto l'ASL, quindi non a pagamento o comunque a pagamento ridotto, e riguardo anche i servizi ospedalieri a pagamento, quindi privati, perché ho provato qualcosa sia a Roma che appunto dove abita Chiara, vicino a Torino. Qui io vi devo dire, scusate, però vince a pieni voti il Nord Italia, cioè c'è un'organizzazione molto più efficace. A Roma purtroppo non sono organizzati e in generale sono sempre un po' bruttini, un po' inquietanti, cioè quando vai negli ospedali non a pagamento intendo, sono sempre un po' tenuti così, o magari capiti bene, perché può essere, però in linea di massima non ho mai avuto un'impressione proprio super positiva. In generale non mi sono mai trovata tanto bene, perché le visite che mi hanno fatto non a pagamento non sono mai state così tanto soddisfacenti, almeno secondo me. Io già lo avevo detto in un video di 50.000 anni fa che abbiamo registrato, ma ho il problema che mi si tappa l'orecchio, una cosa banalissima che non mi hanno mai risolto andando con l'ASL, perché ogni volta non mi sturavano bene l'orecchio, dovevo poi andare dal privato. Quindi insomma, per dire che non mi sono mai trovata così tanto bene, poi magari sono stata sfortunata, può darsi. Invece mi è capitato di fare delle visite dove abita Chiara, sono andata ad esempio dal dentista in modo privato, però sono andata dal dentista in modo privato sia da Chiara sia ad esempio a Roma, e in generale ho notato che ad esempio dove vive Chiara sono molto più attrezzati, anche con macchinari più moderni. Alla fine i costi direi che sono molto simili, nemmeno ho notato costi molto eccessivi in confronto ad esempio a Roma. Il sud appunto non voglio esprimermi perché non l'ho vissuto, quindi lo tralascio. Ogni volta che ho fatto un qualcosa mi sono trovata bene, cioè noto che c'è più attenzione, diciamo così.
Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, mi sento di dire la stessa cosa. Sinceramente, noto che funzionano un po' meglio, anche se ho da fare una critica sui treni. È una cosa specifica, però mi sento di dirlo perché i treni regionali al nord fanno un po' schifo. Non so se è la tratta per andare da Milano a dove abita Chiara, ma porca miseria, non ci è mai capitato un treno decente, sempre senza aria condizionata, sempre sporco, molto più che ad esempio a Roma, per andare da Roma a dove abitano i miei genitori. Però magari a livello di mezzi proprio nella città, ad esempio a Torino, sono molto più tenuti bene secondo me i mezzi di trasporto rispetto che a Roma. C'è anche da dire che forse i mezzi della città costano meno a Roma e appunto anche al sud Italia piuttosto che al nord, quindi magari anche per quello. Sui mezzi di trasporto del sud io direi che sono molto simili a quelli di Roma, anche se non abbiamo preso tantissimi mezzi, però anche in Puglia un po' ci siamo mosse con i mezzi. E io direi che è molto simile come servizio, secondo me. Ragazzi, un aspetto molto importante che ovviamente non potevamo tralasciare in questo video è ovviamente il cibo. Secondo noi, ovviamente, non vogliamo offendere nessuno, non offendetevi, però secondo la nostra impressione c'è molta più tradizione culinaria al sud rispetto che al nord. Non stiamo dicendo che non ci sono piatti forti, tipici nel nord Italia, però ce ne sono meno rispetto che al sud. Alla fine le prime cose che ti vengono in mente quando uno parla d'Italia e parla di cibo, che cos'è? La mozzarella, la pizza, la pasta, il cannolo siciliano, cioè sono tutte cose del sud Italia. Inoltre, come vi abbiamo già accennato prima, una delle differenze che noti subito appena vai al nord o appena vai al sud è appunto quella dello street, quindi quella proprio del modo di mangiare. C'è un modo diverso di concepire, diciamo, il cibo. Al sud mangi in modo più veloce, mangi in modo più economico, in modo anche più divertente, non so come dire, mentre al nord in modo più rigoroso, diciamo così. Quindi magari seduti al ristorante con piatti anche magari più elaborati. E un'altra cosa invece del cibo che vi volevamo dire è che al sud è buonissimo il cibo, ok, lo sappiamo tutti, ma è pesantino. Cioè, dopo un mese in Puglia, un mese a Napoli, diciamo che la pesantezza non manca tra formaggi, ok, che sono anche formaggi un po' più magri rispetto a quelli del nord, però si trovano veramente in tutti i piatti. Pizza, quindi tutti i carboidrati, pasta al pomodoro, pizza al pomodoro e i fritti che non mancano mai, quindi quello della pesantezza è un po' un punto debole. Comunque, quando esci per andare a mangiare fuori, è difficile trovare cose che non siano pesanti e che non siano caloriche. Invece magari al nord, avendo anche un po' meno tradizione, diciamo così, culinaria, avendo meno piatti tipici, hanno magari più piatti internazionali, più piatti di base, che quindi magari trovi anche cose un pochino più leggere, un pochino più semplici da mangiare. Per terminare tutto questo discorso sulle differenze che abbiamo percepito tra Nord Italia e Sud Italia, volevamo parlarvi un pochino del nostro lavoro, ovvero del mondo dei nomadi digitali. Questo vuol dire principalmente una cosa: internet, ragazzi! Il nostro amico internet! Allora, qui non so se è stato un caso, però noi non pensiamo al caso, noi parliamo della nostra esperienza. Al sud ci siamo trovate male, sia in Puglia sia a Napoli, che in Puglia l'avevamo giustificato perché abbiamo detto siamo in un paesino comunque piccolo, un po' in collina, magari non hanno dei ripetitori grossi di internet. Siamo arrivate a Bari, prendeva una tacca, poi non prendeva, non caricava le storie di Instagram, cioè proprio internet del cellulare, cioè non andava, molto grave. Siamo arrivati a Napoli, che io deduco debba avere, insomma, cavi ovunque, perché comunque con così tante persone, e come sapete siamo dovute andare nella Biblioteca Nazionale per caricare i video su YouTube, perché il wifi dell'appartamento non andava per niente, andava solamente per caricare Google e queste cose più semplici,
e non andava né il mio internet né quello di Chiara, che noi abbiamo Wind 3 che comunque è una linea abbastanza forte, e non andava. Ci andava meglio Wind 3 in Lituania piuttosto che a Napoli. Ditemi com'è possibile, per favore. E volevo dire che al nord, anche secondo me, perché appunto come vi abbiamo detto sono città un po' più impostate sul business, sui lavori online, sui lavori nuovi, secondo noi proprio sull'aspetto proprio internet sono un pochino più avanti, nel senso che si trovano tanti posti per fare networking, tanti posti in cui potete collegarvi facilmente con il vostro computer in qualsiasi bar o c'è Starbucks, che ne so, cioè se volete internet lo avrete facilmente, cioè basta pensare che tutti quelli che fanno YouTube stanno a Milano, perché questo è uno degli aspetti più importanti, nel senso che Milano è attrezzata appunto per questi nuovi lavori, quindi questo è un punto che io darei un po' più al nord che al sud. Allora, siamo arrivati alla fine di questo video confronto tra Nord Italia e Sud Italia. Diteci qui sotto nei commenti cosa ne pensate, voi dove vivete, che impressioni avete avuto, magari se avete viaggiato, fateci sapere tutto qui sotto nei commenti. E come sempre ricordatevi di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti!